Il numero 14
ci vuole. Ammoniti, 5 espulsi, compresi gli allenatori di Paternò e Ribera. Tra l'altro, sulla panchina ospite sedeva già un sostituto, il direttore sportivo Giovanni Martello, perché Brucculeri, il tecnico del Ribera, è squalificato. Finisce 2-1 al Falcone Borsellino davanti a pochi spettatori. I rossazzurri agguantano i 3 punti d'oro, ma la gara, che si è decisamente animata nel secondo tempo, è stata più combattuta che bella. Il primo tempo è lento, il Paternò sembra spento e poco incisivo. Il Ribera stenta a trovare il giusto equilibrio, ma già dai primi minuti si capisce che per l'arbitro, la signora Carina Vitulano di Livorno, sarà una gara difficile da gestire, anche se lo fa in modo severo e competente. Al 38esimo sblocca la gara Savanarola su punizione concessa per un fallo di Palazzo, tiro potentissimo, impossibile parare per lingua glossa. La prima frazione di gioco si conclude con l'espulsione di Barberi per il Paternò e Casisa per il Ribera, che arrivano alle mani a bordo campo. Nella ripresa il Paternò sembra più determinato e di nuovo il giovane Savanarola, forse alla sua ultima gara in maglia rossazzurra, a segnare il gol del raddoppio su calcio d'angolo battuto da Truglio. Il Ribera cambia assetto, Martello sostituisce un difensore Caldarella per un attaccante Ervini, spostando dunque la difesa da 4 a 3. Dopo la seconda rete gli ospiti reagiscono e vanno a rete al 12esimo su tiro di punizione di Palazzo. Qualche minuto dopo il Paternò a farsi pericoloso in area avversaria si crea confusione e i padroni di casa chiedono un rigore per un presunto tocco di mano di Noto, che l'arbitro però decide di non concedere. La tensione cresce e qualche minuto dopo il Paternò rimane in 9 uomini per l'espulsione di Scalia per doppia ammonizione. Nel finale il Ribera sfiora il gol con Licata. Solo una prodezza di vecchio riesce ad evitare il pari. La gara termina tra la tensione generale, 8 lunghissimi minuti di recupero e i 2 allenatori espulsi. Thank you.
aspettava qualcosa di più dalla Vibonese nella sfida casalinga contro il Fanalino di Codanoto. Ne viene invece fuori uno 0-0 che non accontenta affatto e che poteva addirittura sfuggire ai rossoblù che nel corso dei 90 minuti rischiano più volte lo 0-1. Un passo indietro rispetto alle ultime uscite, un passo indietro dopo le due vittorie consecutive contro Nice e Acireale. Una frenata alla vigilia dell'apertura del mercato che potrebbe, si spera, rimischiare le carte in casa vibonese. I rossoblù sembrano comunque partire col piglio giusto e chiudono i siciliani nella propria area. Al sesto Calambai manda alto da buona posizione, mentre due minuti dopo Cibelli non arriva sulla tiro crossa di Marasco. Sul campo pesante della Luigi Razza si fa vedere anche il noto con questa grande conclusione di Tarquini. Saraò si rifugia però in angolo. I siciliani sfiorano addirittura il vantaggio al 22esimo con Merito che impegna ancora Saraò in una nuova deviazione in corner. E il noto a fare la partita e a provarci con maggiore decisione. Al 44esimo il destro di El Baria finisce sul fondo. Nella ripresa la svolta che ci si attende non arriva, vibonese spenta e senza idee, noto più propositivo, ma niente di più. Ci prova Marasco al terzo minuto sugli sviluppi di un corner, girata però bloccata a terra da Vezzani. Da qui in poi la vibonese sparisce dal campo. Fa qualcosa in più il noto con Merito che alla 23esimo conclude però sull'esterno della rete. Soda prova a cambiare in corsa, dentro da Dalta al posto di Bruzzese e Spanò che rientra dopo l'infortunio al posto di Gori. Sostituzioni che però non cambiano l'andamento del match, nei minuti che restano succede davvero poco, con 0-0 che sembra andare bene, chissà poi perché, ad entrambe. Il gol non arriva e a Luigi Razza si chiude così una partita davvero misera di emozioni. Non contava come, non contava con quale risultato, contava solo vincere. Il Sambiase riesce nell'intento di battere la Nissa nell'anticipo del 14esimo turno, grazie ad un rigore realizzato dallo specialista Lio, e si porta a 15 punti, scavalcando momentaneamente la Cavese, avvicinandosi all'Icata e alla coppia Vibonese-Agropoli. Al Dippolito va però in scena una gara brutta, caratterizzata da un terreno di gioco pesante almeno quanto la posta in palio, ossia punti vitali in chiave salvezza. Le due squadre sembrano contratte, Morelli e compagni osano decisamente qualcosa in più mentre la Nissa pensa più a non prenderle. Nella prima frazione ospiti non pervenuti, Desio interpreta il ruolo di spettatore non pagante, il Sambiase cerca invece di fare la partita senza concedere campo agli avversari. Dopo le proteste per un probabile intervento di mano in area nissena al settimo, la prima vera azione del match arriva al 16esimo, con lo spunto personale di Carrozza che scambia con Curcio e conclude sull'esterno della rete. Quindi ci prova per due volte Lio, prima su punizione con palla che termina poco distante dal 7, poi con un colpo al volo che costringe a Mendola all'intervento in due tempi, disturbato da Chirillo in posizione di offside. La gara si sblocca al 33esimo quando Russo viene sgambettato in area di rigore. Torsello di Nichelino decreta il penalty che Lio non sbaglia nonostante a Mendola arrivi sul pallone. E la rete che segna il ritorno al gol di Lio a digiuno di segnature dal 5-1 ai danni del Palazzolo, giorno dell'ultima vittoria stagionale dei giallorossi, datata 30 settembre. E sarà anche la rete che deciderà il match. La Nissa nel primo tempo è tutta qui. Solo qualche conclusione sbilenca che Desio deve solo guardare mentre termina fuori. Siciliani più propositivi nella ripresa ma mai veramente pericolosi. È sempre il Sambiase a fare la partita.
Lio ci prova da fuori, mira da rivedere. La mira del numero 10 è invece buona quando mette questo pallone in mezzo per Cordiano che non ci arriva per un soffio. Mentre la conclusione di Russo dal limite finisce tra le braccia di Amendola. Va vicino alla doppietta personale Lio al 20° al termine di una bella azione partita dai piedi di Curcio, passata per quelli di Chirillo e chiusa male da Lio. Prende maggiore fiducia la squadra di Golesano al 35° quando Russo rimedia il secondo cartellino giallo, l'altro era arrivato appena 4 minuti prima, e lascia i suoi in 10. I siciliani prendono più campo e aggrediscono con maggiore determinazione ma non riescono mai ad affacciarsi minacciosamente dalle parti di Desio. L'ultimo brivido arriva infatti per la porta difesa da Amendola con il corner battuto direttamente verso lo specchio da Curcio, il numero 1 ospite, sventa come può. Dopo 6 lunghi ed interminabili minuti di recupero tra i crampi di molti dei giocatori in campo, il direttore di gara fischia la fine dell'incontro. Sudato, combattuto, tenacemente conquistato. Un successo che vale doppio per il San Biase nello scontro diretto contro la Nissa. We'll be right back.